Cina, siamo su Due Mons, forza, dimmi! Allora, sono ritornato in gara dopo quasi 2 anni. Bene le prove, la gara purtroppo prima manche bene fino alla pizzeria San Bucina, poi ho avuto problemi con la leva del campo, anche in gara 2. Si poteva abbassare anche il record personale, però sono abbastanza soddisfatto e mi sono divertito. E ringrazio tutto il team, vabbè, mio zio, mio cugino Francesco, che abbiamo smontato la macchina, Dario. Chi più ne ha più ne metta, e tutti la mia quelli famiglia. Che ti conoscono. Sì, tutti quelli che mi conoscono, i miei amici, tutti. Poi ringrazio gli sponsor, mio padre, ecco, che hanno agevolato un po' le spese. Poi Eredi Michele Russo. Sì. Negozio del parrucchiere di Uso Katia. Ok. E poi lì la farmacia Mancinelli. Quindi veramente ringrazio veramente tutti quanti. Ok. Zio è appena arrivato, fortunatamente non lo vedevo, quindi siamo al top. Poteva andare meglio, però diciamo che ci siamo divertiti. Va bene, grazie, okay, grazie a te. Ciao. Ela! Ecco qua! Ecco qua, è arrivato! Franco, allora, dopo le peripezie di ieri. Allora, dopo la rottura di ieri abbiamo risolto. Rottura di macchina! Di macchina! Attenzione. Di macchina! Niente, penso che ce l'abbiamo fatta. Ringrazio in particolare i miei due complici, mia nipote Andrea e la mia compagna Laura Cambisi, perché non te dico, mi hanno fatto poco, all'insaputa non sapevo niente. Poi ringrazio tutti i miei nipoti che mi hanno aiutato, sostenuto in tutto e per tutto. E abbiamo fatto un'altra bella gara. C'è da dire che se non fosse per lui, qui eravamo tutti a piedi, quindi il merito più grande è suo. Zio Franco. Siamo secondi, come è andata, siamo arrivati sopra, è andata bene. Bene, quindi, grandi tutte e due. Grazie. Ciao. Abbiamo fatto, ciao. E siamo nel terzo gruppo, la classe più piccola è la 1000, vince con la 127 Andrea Crocco. Viene Andrea, giovanissimo ma già vincente. Complimenti ancora,
pellicola in fondo diritto insieme alla nostra miss per Andrea Coppo. Ancora applausi per lui, arriviamo alla classe 1150 in secondo.